welcome. Quando tornate a casa, che giornata avete vissuto? Siete qui perché è una scommessa verso voi stessi. Siete qui perché lo cercavate, l'aspettavate questa data. Siete qui perché se prima io e il collega Gunther Leitgeb ci siamo permessi di spendere una parola in più per la maglia iridata, per la maglia europea, per la maglia tricolore, per questi campioni del mondo che sono già partiti da alcuni minuti, beh, non vedo perché non dobbiamo dedicare a voi queste parole, perché qua c'è sacrificio. La cosa bella, vedete, è quella che si ottiene con sacrificio, con dedizione, con passione. Aiutatevi oggi, perché alcuni di voi avranno proprio bisogno di un conforto, di una spinta, perché oggi siete tutti primatori. In
Rai, terzo posto, representing Lithuania, Katarzyna Sosna. Al secondo posto, Annabella Stropparo. The winner, long distance women's ranking, representing Switzerland, race time 5:43:16, Ariane Lüthi. Al decimo posto, 123 chilometri, gara maschile, Ansueli Stauffer. Ansueli Stauffer. Facciamo l'applauso per i fantastici 10, ma l'applauso va rivolto anche a chi è ancora in giro. Auf Rang 9, aus Deutschland, Sascha Weber. Sascha Weber. Aus Flanders, ein Südtiroler, Fabian Rabensteiner. Settimo classificato, già vincitore della Südtiroler Dolomiti Superbike, già campione del mondo, Thiago Ferreira. Auf Rang 6, schon Weltmeister, schon Sieger hier, der mehrfache, der achtfache österreichische Staatsmeister aus Lienz-Osttirol, aus Österreich, Alban Lakata! Quinto classificato, tre volte vincitore alla Südtirol Dolomiti Superbike, l'elvetico Urs Huber. Fourth place, quarto posto. Rang 4 geht an den amtierenden Europameister aus Deutschland, aus Lengries, Andreas Seewald. Al terzo posto,
e purtroppo assente alla premiazione Diego Alfonso Arias Cuervo. Runners by second place goes to the winner of the edition 2019 representing Czech Republic, Martin Stoschek. E voi vi rendete conto, per un comitato organizzatore, non vedere il gradino più alto del podio occupato soprattutto dal campione del mondo in carica, che per dovere dobbiamo pronunciare: Leo Paez vince la 26esima edizione della Südtirol Dolomiti Superbike. È un gesto che il comitato organizzatore non può accettare. Gli atleti non presenti saranno poi giudicati dallo stesso comitato. È una questione di rispetto. La premiazione è sempre l'ultimo atto, quella più importante, quella che va a sigillare una giornata ricca di entusiasmo, di festa e di tradizione. E capirete perché.